Il dolce che prepareremo insieme oggi ha davvero qualcosa di magico. Sono tre strati ben distinti tra loro che si preparano con un unico impasto. Torta magica al cacao. Prepariamola insieme. Prima di cominciare, in modo da avere già tutto pronto, setaccio in questa ciotola la farina insieme al cacao. E ora mescolo delicatamente per uniformare il mix. Metto da parte e ci occupiamo dell'impasto. Nella tazza di una planetaria verso i tuorli. Poi aziono le fruste a velocità medio-alta e aggiungo lo zucchero un po' alla volta. Ti starai chiedendo come mai si chiama torta magica. Perché da un solo impasto, a fine cottura, otterremo tre strati ben differenti tra loro. Il primo è simile a un flan, quindi abbastanza corposo. Il secondo, invece, ricorderà un budino, quindi molto più cremoso. Infine, il terzo è soffice come un pan di Spagna. E dopo qualche minuto, ecco come si presenta il composto, bello chiaro e spumoso. Adesso posso aggiungere l'acqua fredda a filo. La lascio incorporare un attimo e poi aggiungo l'essenza di vaniglia. Anche questa la verso a filo. Un pizzico di sale. Poi è il turno del burro, che io ho sciolto e lasciato intiepidire. Quando lo devo fondere in microonde, copro sempre la ciotola con un po' di pellicola. In questo modo non schizzo ovunque sulle pareti. Lascio incorporare qualche istante. Abbasso al minimo la velocità e posso aggiungere il mix di polveri. Polveri incorporate, manca il latte che è tiepido e va versato a filo. L'impasto è quasi pronto, è normale che si creino dei residui, perciò mi aiuto con una malisa per staccarli dalla frusta. Mancano soltanto gli albumi che vado a semi-montare con il succo di limone. Perfetto, ecco la consistenza ideale, spumosi ma ancora morbidi. Verso gli albumi in ciotola e con movimenti delicati vado ad incorporarli, anzi quasi a mescolarli. Verso il composto in uno stampo che ho già imburrato e foderato con carta forno. Questa è la consistenza ideale, praticamente liquida. Affinché la nostra magia avvenga, la torta magica deve cuocere in forno preriscaldato a 150 gradi per circa 80 minuti. Una volta cotta, lasciala raffreddare completamente a temperatura ambiente, poi ricoprila con pellicola e falla riposare in frigorifero per almeno 2 ore. Boccone dopo boccone riuscirei a distinguere i tre strati della torta magica al cacao. Qui sotto ti lascio il link alla fotoricetta su Giallo Zafferano, dove puoi trovare le dosi, gli ingredienti e il procedimento spiegato passo passo. Se questo video ti è piaciuto, mi raccomando, non dimenticare di mettere un bel like. E se hai qualche domanda da fare, scrivila nei commenti. Se non l'avessi ancora fatto, invece, iscriviti al canale di Giallo Zafferano per restare aggiornato su tutte le novità del sito. Questa ricetta ha incantato anche te? Cucinala anche tu e poi fammi sapere.